Buonasera. La corale polifonica Cieli Immensi di San Lazzaro dei Burgondi ha le sue radici nella Schola Cantorum, fondata negli anni 70 dall'allora parroco Monsignor Pietro Anglese e diretta da Don Antonio Lova, uomo di grande cultura e raffinato senso musicale. Dopo alterne vicende, l'esperienza maturata ha portato da pochi mesi a costituirla come associazione, il cui scopo principale è quello di promuovere e diffondere la musica sacra, antica e contemporanea. Dopo gli anni sotto la direzione del maestro Marco Biandrati, quando nel repertorio sono stati introdotti pezzi della tradizione anglosassone come Gospel Train o White Christmas, proposti in vari concorsi e rassegne, la scelta odierna è quella di aderenza alla liturgia. Oltre ai pezzi del proprio della Messa, la corale ha in repertorio oltre 100 pezzi di autori antichi e moderni, da Bach a Perosi, da Brahms a Henry Mancini, da Palestrina a Chieffo e Mignemi. La corale polifonica Cieli Immensi oggi è appassionatamente diretta dalla maestra Rosalia Carpani, per noi tutti Tata, che nella sua lunga esperienza di insegnante ha fatto cantare tutti i sannazzaresi. La corale conta una trentina di elementi suddivisi nelle quattro voci canoniche, soprani, contralti, tenori e bassi. È un gruppo affiatato e goliardicamente solidale che non disdegna i momenti di festa. Le prove sono un momento di ritrovo con gli amici per cantare, che è passione comune e che ne siamo tutti convinti porta all'orecchio di Dio la preghiera in modo delicato e lieve. Concludo la presentazione con una frase di Leopold Sedar Senghor, statista e poeta africano. Là dove senti cantare, fermati, gli uomini malvagi non hanno canzoni. Ed ora il primo brano. Come non cominciare con la classica melodia natalizia Astro del Ciel. L'autore è Franz Gruber, che la scrisse nella sua lingua madre con il titolo Stille Nacht, Astro del Ciel.